Buongiorno classe, benvenuti a questa nuova lezione. Questo è un video richiesta, mi è stato chiesto di parlare del precambriano. Il precambriano è un periodo però estremamente lungo. Praticamente da solo costituisce circa l'85-88% di tutta la storia del pianeta Terra. Essendo così lungo, ho preferito suddividerlo in diversi sottoperiodi. Prima di tutto, di che cosa stiamo parlando? Allora, sappiamo che la storia della Terra può essere suddivisa in periodi cosiddetti. I periodi durano molti milioni di anni. Siccome la storia della Terra è di diversi miliardi di anni, si è raggruppato questo insieme di periodi in gruppi ancora maggiori, detti ere. Non bastano neanche le ere, però, perché le ere vanno bene se dobbiamo studiare gli ultimi 600 milioni di anni, cioè l'epoca in cui di fatto abbiamo la presenza enorme e potente della vita sulla Terra. Però il pianeta Terra non è sempre stato abitato e soprattutto non è sempre stato abitato da forme pluricellulari. Per cui se dovessimo considerare tutta la storia della Terra e quindi tutto il precambriano, ecco che anche le ere geologiche ci stanno un po' strettine, quindi si utilizza il termine degli eoni. Interessante il fatto che di tutti gli eoni, praticamente ben 3 su 4 appartengono al precambriano. Questo ci dà un'idea di quanto è grande il precambriano. Per questo il precambriano è suddiviso in 3 periodi. Areano, che è il periodo che studieremo oggi, che va dall'origine del pianeta Terra a 4 miliardi di anni fa, quindi sembra poco ma è un periodo enorme. La Terra ha circa 4,5 miliardi di anni, quindi stiamo parlando di circa 500 milioni di anni. Ok, non so, per idea, da quando noi abbiamo delle forme di vita pluricellulari sono passati circa 570 milioni di anni, quindi quasi l'intera storia della vita, il primo periodo, l'Areano, che faremo oggi. Poi c'è il secondo periodo, l'Archeano, immensamente lungo, va dai 4 miliardi di anni fa fino ai 2,5 miliardi di anni fa, praticamente è uno dei periodi più lunghi, se non il più lungo in assoluto. L'Archeano è caratterizzato dalla comparsa della vita. Poi abbiamo quello che viene detto il Proterozoico, da 2,5 a 570 milioni di anni fa, anche questo è molto lungo. Nel Proterozoico le forme di vita cominciano a cercare di avere una struttura più complessa, compaiono le prime strutture pluricellulari e altre cose di questo tipo, vedremo bene nei prossimi video. E infine abbiamo il Leone Fanerozoico. Quindi i primi 3 eoni, l'Areano, l'Archeano e il Proterozoico, i primi 3 eoni, tutti insieme ricadono sotto il Precambriano. Capiamo che quindi il Precambriano è un periodo enorme, infatti oggi non si usa tanto più dire Precambriano proprio perché è troppo lungo. Bene, parliamo del primo periodo, Areano. Prima di tutto il nome, Areano viene da Are, Dio dell'aldilà dei greci, tradotto in maniera terribile come Dio degli inferi, anche se i greci avevano questa idea degli inferi, e quindi perché? Perché la Terra appare con un inferno di fiamme. Prima di tutto cerchiamo di capire che cosa successe di importante. Vediamo qui la teoria del grande impatto, ovvero Theia, un pianeta grande all'incirca come Marte, si scontra sulla Terra, che stava appena nascendo. Stiamo parlando, nascendo chiaramente in termini di un pianeta, ovvero la Terra aveva circa 100 milioni di anni. Un termine incredibilmente lungo per noi esseri umani, ma per la Terra era veramente pochissimo, era come se avesse appena cominciato la sua vita, come un essere umano di circa neanche una settimana di età. In questo periodo in cui i pianeti, i protopianeti, cominciano a formarsi, a girare intorno all'enorme Sole, giovane e rampante, ecco che abbiamo anche una serie di scontri, macelli, distruzioni, si generano nuovi pianeti, se ne distruggono altri, abbiamo molte tracce di questo. Un esempio molto evidente sono gli anelli di Saturno, giusto? Dove ci sono frammenti probabilmente generati dalla distruzione di altri pianeti. Bene, uno di questi piccoli protopianeti, piccoli per modo di dire, protopianeti, Theia, grande all'incirca come Marte, quindi non proprio un sassolino, boom, si scontra contro il nostro pianeta. Se questa cosa fosse successa oggi avremmo chiaramente la disintegrazione della vita stessa, ma siccome a quel tempo la Terra era una massa abbastanza ancora informe, più che altro infuocata, ecco che questa enorme quantità di massa spezza l'equilibrio, genera un nuovo, una nuova massa che noi chiamiamo oggi Luna, che comincia a gravitare intorno, e la Terra cambia del tutto struttura. Ecco che si avviano una serie di processi
nuovi. Primo processo. Tutti i metalli pesanti generati che si probabilmente trovavano un po' su teglia, un po' su terra, cominciano a mescolarsi insieme. Principalmente fra questi abbiamo ferro e nickel, estremamente pesanti, come sappiamo il ferro è molto pesante, anche il nickel non scherza. Quindi questi due cominciano a sprofondare dentro la massa fusa della Terra. Nello stesso tempo il silicio, che è uno degli elementi più abbondanti della Terra, che si trovava più sotto, comincia a emigrare su, perché è più leggero di ferro e nickel. Quindi c'è questo scambio. Ferro e nickel vanno giù, silicio va su. Questo genera un'enorme quantità di energia. Il grande impatto, più questo, fa in modo che la Terra sia in effetti una massa di fuoco. Un'enorme massa infuocata di lava incandescente. Tutto questo mescolarsi di lava, eccetera, comincia a formare una serie di eventi interessanti. Prima di tutto è la costituzione di una primordiale crosta terrestre, molto diversa da quella che abbiamo oggi, a base soprattutto di silicio. Ora, noi abbiamo queste tracce di questa crosta terrestre? Nessuna. Non abbiamo nessun rimasuglio di tutto questo. Allora, come facciamo a dire che c'è? Bene, questo è stato dimostrato tramite la cosiddetta missione Apollo 15 sulla Luna. Ovvero, si è visto che sulla Luna è presente ancora qualche rimasuglio di questa antichissima proto-crosta, in questo caso lunare, simile alla crosta terrestre, e queste rocce erano di tipo basaltico, quindi derivanti dal raffreddamento principale del magma. Questo materiale di questa crosta veniva detto anortosite sulla Luna. Sulla Terra appunto non abbiamo traccia, però pensiamo che se la Terra e la Luna hanno un'origine simile, proprio per la teoria del grande impatto, è probabile che anche sulla Terra ci fosse questa crosta. Perché sulla Terra è scomparsa e sulla Luna no? Perché la Terra è molto attiva. La Terra è scossa continuamente da vulcani, terremoti, maremoti, dalla vita stessa, dalla formazione di oceani, eccetera, eccetera, e che quindi hanno sgretolato tutta la vecchia crosta per fare una nuova. La Luna, che invece è molto più placida e molto più tranquilla, ha conservato alcuni rimasugli. Succede un altro fenomeno molto importante. Si forma una specie di proto-atmosfera, molto diversa dalla nostra. Conteneva moltissima CO2, anidride carbonica, moltissimo vapore acqueo dovuto alla disgregazione di questi elementi, alla formazione di rocce magmatiche, e moltissimo azoto. Cosa si vede? Che quindi tutto questo forma una sorta di effetto serra gigante, come quello che abbiamo oggi, molto più potente, ma a differenza di quello di oggi generato dalla nostra scellerata specie che si sta autodistruggendo, a quell'epoca invece era una cosa estremamente positiva. Perché? Perché questo grosso effetto serra comincia a modificare gli equilibri sulla Terra. Ora, succede che per effetto serra la crosta primordiale della Terra e questa protoatmosfera cominciano a formare quello che viene detto un vapore d'acqua sempre più potente, fino a che forma degli enormi nuvoloni. Enormi, stiamo parlando di nuvoloni che cominciarono a piovere per milioni di anni, quindi insomma non è che parliamo proprio di una pioggerellina. Ecco, cominciano questi nuvoloni a piovere, fino a formare i primi oceani. Ora, questa è una teoria abbastanza concreta da un punto di vista chimico, però c'è un altro fatto importante, e lo vediamo bene sulla Luna, che è bucherellata. E sulla Terra sappiamo che i buchi dei meteoriti vengono subito ricoperti dall'acqua o dalla formazione di nuove rocce, dalla formazione di nuove foreste, ma sulla Luna si vedono bene. Da come è bucherellata la Luna, supponiamo che anche la Terra fosse bombardata a quell'epoca da un'enorme quantità di meteoriti. Questo era normale, perché stiamo dicendo si stava ancora formando il sistema solare, c'era una valanga di meteoriti, comete che giravano libere, molti di questi si schiantavano sui pianeti più grossi, come la Terra. Non immaginiamo quanti se ne siano scontrati su Giove. Ora, tutti questi meteoriti e comete, di che cosa sono costituiti? Soprattutto di rocce, ma anche in grande quantità di acqua. Le comete, essendo di fatto masse di ghiaccio, hanno una percentuale di acqua altissima, in certi casi anche il 20%. Si è calcolato che solo il 10% di tutto questo bombardamento sarebbe stato in effetti sufficiente per formare gli oceani. Chi dice, vabbè, quanto ne porta? 10 grammi? No, stiamo parlando proprio di migliaia di litri per ogni scontro. Decine di migliaia di litri per ogni scontro. Quindi, con tutto il bombardamento che c'è stato, supponiamo che
il 10% da solo avrebbe formato gli oceani. Siccome ce n'è stato molto di più, questa cosa ha sicuramente aiutato la formazione dei mari. Mescolato questo all'effetto serra che abbiamo già detto, ecco che la Terra è l'unico pianeta coperto completamente di acqua. Ora, che rocce abbiamo sulla Terra? Perché è importante questo? Perché le rocce che cominciano a formarsi sono di fatto rocce magmatiche e praticamente tutte della stessa struttura. Ma comincia un nuovo fenomeno interessante, per questo è stata disintegrata tutta questa crosta, che è l'anidride carbonica di questa densissima atmosfera comincia a fissarsi con il calcio e questo forma carbonato di calcio, una roccia non più magmatica, che oggi le rocce a base di calcio, carbonato di calcio eccetera sono la maggior parte della superficie. Quindi tutta questa CO2 viene sottratta all'atmosfera, ecco che l'atmosfera si raffredda moltissimo. Quindi alla fine dell'Adeano noi ci troviamo con un'atmosfera molto diversa, con molto meno CO2, con mari molto più grandi, con rocce molto diverse di quelle originali, quindi fatte solo di magma e basalti, e insomma tutte le condizioni perché su questo pianeta azzurro comincia a generarsi la vita. Spero che vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato interessante. Nel qual caso, come sempre, vi invito a mettere un mi piace e se non vi siete iscritti, iscrivetevi al canale. Bene, con questo è tutto per oggi. Saluto la classe, alla prossima!